Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia, intanto grazie, grazie per aver guardato in tantissimi il video di questa mattina, ragazzi. Oramai manca davvero una manciata di codici, ragazzi, e Fortnite uscirà finalmente anche per i possessori di Android. Abbiamo visto come sia già stato portato sulla console di Nvidia che si basa su un sistema operativo Android. Abbiamo visto come le nuove directory con il motore siano pronte nei file di gioco. Ci manca solo il via libera da parte del CEO di Epic Games e da parte del team di sviluppo per avercelo. Per il momento, ragazzi, oggi parliamo di due novità. Intanto ringrazio Reo Nottoreo. Money, 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 money. Yo, Jala Jala. Grande Reo. Sick from the money and the fuck is on Jala. Vediamo un pochettino se riusciamo. Allora, stavo dicendo. Abbiamo delle news, ragazzi, per quello che riguarda il nostro shop futuro, ragazzi. Oramai lo stiamo aspettando tutti in tantissimi. Lo Shark, ragazzi, che sembra cominciare a essere sulla bocca di tutti, ragazzi. Non si sa bene perché tutti lo vogliano, però a me personalmente piace un botto solo perché è un tipo con gli occhiali da sole dentro un costume da squalo. È veramente fighissimo. Ma prima, ragazzi, potrebbe arrivare quindi domani nello shop la skin che sto per farvi vedere. 3, 2, 1. Asbandeui, ragazzi, guardalo qui. È il ricognitore rosa. Non sappiamo bene se arriverà nello shop o se sarà disponibile per i possessori di Salva al Mondo. Se dovesse arrivare nello shop, credo che sia una delle pochissime, se non l'unica skin femminile, unica appunto. Quindi senza la controparte maschile, perché c'era un tipo che gli assomigliava parecchio, ma non abbiamo capito se verrà proposto oppure no. Poteva essere solo un concept, ragazzi. Ovviamente questa skin viaggia in coordinato con il suo backpack. Eccolo qui, ragazzi, è un milite. Come vedete, ragazzi, ha una bella filerata sotto di bossoli, un timer sullo zaino e potrebbe davvero arrivare prestissimo nello shop. Si parla forse di domani. Se non dovesse arrivare la skin del ricognitore, ragazzi, già ve l'ho anticipato, prot, troveremo la skin dello squalo, ragazzi. Quindi ovviamente la skin dello squalone, ragazzi, potrebbe arrivare davvero anche domani e sarebbe una gran figata. Uno, perché questa skin è meravigliosa, cioè guardate quanto è bella, ragazzi. Un po' mi assomiglia, se devo essere sincero. Potrebbe essere nello shop. Vi ricordo che va giù in coordinata con la pinna, che è il backpack, che lo fa diventare squalo al 100%. Non sappiamo se ci sia o se non ci sia anche un piccone. Ovviamente dovrebbe esserci, però mi viene anche in mente, ragazzi, che la skin che abbiamo visto precedentemente, anzi ce l'ha anticipata il Pierre, potrebbe forse essere, non si sa ancora bene se sia nello shop, se sia di Salva al Mondo o se sia addirittura la skin gratis del Twitch Prime. Non è molto chiara, non è molto chiara la cosa. Noi comunque, ragazzi, io ve lo dico sempre nei miei leak, stay tuned, mi raccomando, potrebbe arrivare prestissimo. Tra l'altro, ragazzi, voglio parlare con voi anche delle sfide della settimana 3 che ci sono state rese disponibili dal nostro Fabione. Ve lo ricordo sempre. Le andiamo a vedere assieme, ragazzi. La prima, quella da 5 stelline, fai danno ai passeggeri di un veicolo. Potrebbe essere davvero difficile come sfida, ragazzi, perché 1000 di danno per prendere i passeggeri di un veicolo è veramente, veramente molto difficile da fare, ragazzi, visto che non sempre troviamo gente che va sui caddy, gente che va in giro così a caso. Loro l'hanno messa come facile, secondo me è molto, molto difficile.
Sfida numero 2, ragazzi, distruggi dei target specifici. Potrebbe essere qualsiasi cosa, ragazzi. Non sappiamo se decideranno, ad esempio, di tenere le torte, quelle che verranno inserite nell'evento speciale del compleanno, come target, comunque altre 5 stelline, distruggendo questi obiettivi. Terza, ragazzi, terza sfida da 5 stelline, usa un launchpad. Effettivamente non l'avevamo ancora fatto, ragazzi, come sfida ci può stare usare un buttafuori, in poche parole. E ultima sfida da 5 stelline, cerca 7 forzieri a lande letali. Vi ricordo sempre, ragazzi, che quelle che vi sto proponendo io sono dei leak, quindi sono delle immagini trovate, delle informazioni trovate. Ovviamente ci sta che Epic Games possa cambiare verso la fine qualcosa e modificarlo. Andiamo avanti, ragazzi, con le ultime tre sfide della settimana numero 3 di Fortnite. Segui la mappa trovata al laboratorio della latrina. Quindi andremo a vedere non appena verrà svelata, verrà inserita nei file di gioco. Sono certo che il mio team di dataminer non tarderà a farmi avere la mappa e la studieremo insieme. Elimina 3 nemici con gli esplosivi, e qua non si capisce se intendano gli esplosivi appiccicosi o intendano tutte robe che esplodono. Secondo me intendono gli esplosivi appiccicosi. E come ultima sfida, ragazzi, ovviamente quella di killare i nemici, uccidi 3 nemici a montagnole maledette. Beh, ragazzi, queste erano le ultime news trovate per quello che riguarda Fortnite. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto, quindi un bel like. Non dimenticatevelo, ragazzi, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo domani mattina con i fans. Ciao!